Buongiornissimo, da me il mio albero di Natale. Siamo ritornati oggi. Oh no, Bobolino! Oggi è 7 dicembre, non ho ripreso, so che apriva i calendari. Scusate, non trovo Ciucciotto, Ciucciotto di Leo, mannaggia. Dicevo, non ho ripreso Samu perché che apriva le caselline, perché ci siamo svegliati tardi. Leonardo si è svegliato alle 6, un quarto, 6:30 per la poppata, no? Quindi insomma l'ho allattato, insomma tra che lo allatti, lo metti giù, insomma saranno praticamente fatte le 7 meno un quarto. Alle 7 mi suona la sveglia. Che profumo di candeggina, ho già pulito tutto il bagno e quindi ho detto vabbè, mi stendo 2 minuti sul letto. Leo si era riaddormentato e poi insomma ci alziamo e niente, praticamente mi ha svegliato mia mamma che è venuta verso le 7:30. Sono state le 7:34 perché la mattina, soprattutto quando il tempo è incerto, quasi così, dato che lei lavora qui davanti, proprio davanti a casa mia, entra alle 8:30, passa a casa mia, io porto Samuele a scuola, così lei sta col bimbo piccolo, con Leo, con Bobolino, e io porto Samuele a scuola. Bene, mi ha svegliato lei perché alle 7 mi ero riappisolata, ho staccato penso la sveglia nel sonno e niente. Eccoci qua, finalmente pronti, ora andiamo all'Ipercop. È fatto un po' il pazzo perché aveva sonno e niente, l'ho imbacuccato ben bene. Ho preso questo giubbottino nuovo di Sinsay in taglia 3-6 mesi, ma è ancora parecchio grande. Però dato che devo andare in negozio, invece di metterlo nel pecorone o comunque nel giubbotto intero, mi tornava comodo metterlo in un giubbotto del genere, perché almeno lo spoglio e lo rivesto più facilmente. Ok, mezzogiorno e mezzo, sono passata un attimo a casa a posare l'ammorbidente che ho preso, queste due cavolatine. Sono stata per l'appunto, come avevo detto, al lavoro in negozio. Giornata piena e intensa, Leo è stato bravissimo. E sono anche andata a ritirare due pacchettini, uno non ve lo cedevo perché è un regalino di Samu, non si sa mai, e che ogni tanto sbircia. E poi mi è arrivato questo, un pacchettino di una collaborazione che dopo apriamo insieme. Intanto vi faccio un piccolo spoiler. La ditta in questione è questa qua, la Pranamat Eco. E dovrebbe essere un tappetino massaggiante. Oltretutto, periodo perfetto perché sto soffrendo tantissimo di mal di schiena. Quindi, dopo lo apriamo insieme e lo proviamo. Non vedo l'ora. Ora vado a prendere il piccoletto. Lui l'ho lasciato qui buono buono. E niente, ora andiamo. Allora, insomma, abbiamo pranzato. Qui c'è Bobolino che comunque manco a farlo apposta. Stamattina li ho rivestiti uguali. Con la magliettina pan di zenzero che ho preso all'OVS. Samu si sta riposando una ventina di minuti vicino agli apparecchi elettronici prima di fare i compiti. E niente, ora tra un po' preparo già il pranzo, cioè preparo anche il pranzo per il mio compagno che arriva verso le 2:20, 2:15, 2:20, mangio e ritorno a lavorare, proprio una scappata e via. E vi volevo far vedere per l'appunto il pacco che avevo tra virgolette spoilerato prima di questo marchio. Vi rifaccio rivedere, comunque vi lascerò tutti i link giù nell'info box di questo qua, Pranamat Eco. Voi lo vedete, mi sa, è il contrario. Ed è questo, ora devo capire bene come funziona perché sono molto curiosa. Questo tappetino per l'appunto per i massaggi. È uscito, oltretutto Samuele per tirarlo fuori si è anche fatto male perché ci sono questi punzecchioni. Io l'ho scelto in questa colorazione, ma ce ne sono di tantissime tipologie. Questo è il cuscinetto e questo è il tappetino. Ora, ecco qua, è anche sfoderabile, penso, per poterlo lavare perché qui c'è la cernierina.
È molto molto bello. Questo è il sito www.pranamat.com. E ora lo proviamo. Ora me lo metto stando per terra, ma ho visto già, ho spulciato che per l'appunto ci sono varie, o magari gurgito, no, ci sono varie funzioni. Con il piccolo Leo che ci fa compagnia, che ha un po' di colichettine, che ho messo così, infatti ci sta molto bene in questa posizione, vi faccio vedere per l'appunto il set per massaggi. Allora c'è il cuscino per l'appunto, lo strumento per un massaggio multifunzionale, imbottito con pula di grano saraceno, si adatta ergonomicamente alla forma della testa, del collo e della parte bassa della schiena. E infatti va messo così, ok. Ora seguo le istruzioni perché lo voglio provare, perché veramente mi fa male, mi fa sempre male tutto. L'originale materassino per massaggi fatto a mano, lino e cotone. Leo mi sta facendo traballare. Ok, questo qui per i piedini non ce l'ho, però comunque c'è anche il set dove esce per l'appunto anche questo qua. Allora, consigli per i principianti. Ecco, questo è quello che fa al caso nostro. La prima volta potresti riscontrare una sensazione di fastidio. Nel giro di 3-5 minuti il fastidio è sostituito da un piacevole formicolio. Ok, potresti riscontrare rossore alla pelle. Ok. Queste sono le controindicazioni. Non utilizzare se si presentano le seguenti condizioni. Ok. C'era uno con i minuti. Dove è andato a finire? Non mi stai più indietro. Cioè più avanti. Oh, ecco. Ah, qui vi dà per l'appunto. Questo librettino esce. No, amore, no. Esce con... questa brochure esce nella confezione. Qui vi dice per l'appunto quanto stare in queste posizioni. Vediamo se c'è poi massaggio del ventre, fondo schiena, fianchi, cosce, massaggio alla testa e al collo. Io penso di provare questo qua. Ah, fa anche il massaggio alle mani e ai piedi. No, mamma, prima di addormentarsi. Quello della schiena, dovrebbe essere massaggio lombare, dovrei provare questo. Amore, no. Raga, devo dire che è dato un po' di sollievo e non me l'aspettavo, cioè un po'... Ah, ti senti sì, però appunto dopo un massaggio, non so come spiegarvelo, ero scettica, invece funziona veramente. E è comodissima perché si può mettere anche ad esempio sul divano, quindi penso che stasera lo riutilizzerò mentre guardo la televisione, lo farò provare anche il mio fidanzato che per me... rimarrà contentissimo di questo nuovo affarone. Che c'è, mamma? Oh, chi è che ha il singhiozzino? Che è il singhiozzino, mamma? Oh, amore mio, che belle manine che hai. Bobolino. 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 Andiamo a dire al fratellone che bisogna fare i compiti. E che è finita l'ora del gioco della play. Si va? Andiamo, dai. Ciao! Questo bambino ha finito i compiti. È stato veloce, ora può giocare un pochettino, vero? No. Come no? Fino al pomeriggio. Fino al pomeriggio. Fai vedere la magliettina di pan di zenzerino? Ecco. Il mio preferito è Dab Cookie. Il tuo qual è? Questo. E anche questo. Frosty Cookie, Hero Cookie. Se la volete per i vostri bimbi la trovate all'OVS. Facciamo un po' di pubblicità gratis.
Ok, ho girato tutti i panni e i jeans, ma comunque fa sto rumore. Mi sta qualche cerniera, non lo so. Forse li metto male al rovescio, perché mi avete detto di farli, di metterli al contrario. Comunque ho selezionato questo qua, che dura 2 ore e mezzo. Ho fatto male, ho fatto bene, non lo so. C'è delle tute, c'è un po' di panni misti. Ragazzi, datemi altri consigli. Aspetta, corrispondono, ve l'ho detto stamattina, mi sembra, comunque ho messo questo qui. Voi quali usate? Ce l'avete uguali questa cosa? Comunque voglio scaricare anche l'applicazione, perché c'è anche l'app, ora ci zazzico un pochetto. Quanto è bello dopo la lavatrice non dover stendere i panni, cioè io proprio odiavo stendere i panni sopra lo stendino. Facciamo entrare un po' di luce, questa tenda rossa è molto coprente. Qui c'è Bobolino che dorme. Le ruote le ho lasciate fuori perché le devo pulire. Fuori scuola c'era un po' di fanghettino, però dato che nel pomeriggio, quando Sam va dal babbo, che è una settimana abbondante che non ci va, oltretutto perché è stato male con l'otite, esco con mia mamma a fare una giratina, che deve fare un po' di acquisti, gli faccio compagnia. E quindi ho detto, è inutile che lavo il passeggino per poi farlo rientrare, cioè per farlo entrare in casa, se poi dopo devo riuscire. L'ho lasciato direttamente fuori la porta e poi lo lavo direttamente stasera. Comunque, mentre i bimbi si riposano, si sono fatte le 3:30, mi sembra, le 3:30 qualcosa, sto cercando di mettere il telefono in carica. Mi butto un pochettino sul divano, posso richiudere quasi quasi la tenda, sì, e mi guardo qualche film o qualche serie TV. Alberello acceso, Nano dorme, Nano grande si è chiuso in camera addirittura, e ora mi scelgo qualcosa da guardare. Mercoledì l'ho già finito, questo non mi ispira. 1899 l'ho visto, mi ha intrippato anche questo. Elite l'ho visto, ragazzi, ho visto quasi tutto, sono in crisi. Buongiorno, 8 dicembre, salto temporale. Ieri mi sono dimenticata di finire di vloggare e di chiudere il video, perché tra una cosa e quell'altra mi sono dimenticata. Mi sono alzata dal letto da poco, come si può notare. Qui c'è Bobolino e qui c'è il tupino, che è arrabbiato perché io ho pulito la camerina e voleva prendere un gioco e deve aspettare perché mi sono alzata, non ho fatto neanche colazione né niente, ho pulito subito camera sua perché ci vuole andare a giocare e sennò dopo mi fa dannare, quindi ora si è arrabbiato con me e ahimè succede anche questo nelle famiglie normali. E niente, ora faccio colazione al gelato di dicembre, che è l'onomastico della mia mamma, l'Immacolata. Si chiama Concetta. Ma che l'onomastico di tua madre? Sì, ehi, ma che scemi? Non è Concettina. Concettina? Ma di dove sei? Di Milano? E quindi siamo tutti a pranzo da mia mamma, quindi insomma, dopo faremo... Esatto, c'è il canta tu e poi faremo anche tipo l'estrazione dell'albero di Natale, ovvero ogni persona porta un regalo, ad esempio noi siamo 4, quindi ne portiamo 4. Piano Sam. E ogni regalino ha un numero, cioè verranno poi numerati lì per lì e poi alla fine... viene sorteggiato con i numerini della tombola un numero così a caso e poi in base a quel numero prendi il regalino. Ovviamente poi non so, c'è da fare, non lo so, peschi il numero 1, okay. Magari non so, ti dice fai 10 salti e poi prendi il tuo regalo se segui il comando. No, è ancora bagnato, sa. Samuele, vuoi una bella punizione? Ah, ecco. Vieni a fare colazione, amore, vieni.
Se no si raffredda il cornetto, che è bello caldo caldo con lo zucchero, mi piace a te, vieni. Ok, Samu si è chiuso in camera in videochiamata a giocare col cuginetto. Non so cosa stanno combinando, ma li lascio fare. Io intanto volevo preparare dei dolcetti da portare da mia mamma. Ci saremo in 17. E come bambini, vabbè, Leonardo non lo conto perché comunque è piccolino, però vabbè. C'è Samuele, l'Alessia, che è la mia nipotina, e ci sono altri due bambini. Volevo fare, ho visto su Instagram, quindi non è farina del mio sacco, ma è un'idea geniale che non mi è mai venuta in mente. Samuele ama gli omini pan di zenzero, e quindi ho visto questa ricettina ricettina che è molto molto veloce e semplice, anche da fare con i bambini. Solo che la Samuele non voglio disturbarlo, perché per appunto sta giocando con il cuginetto, che è di Napoli, e quindi si videochiamano spesso, perché questo cuginetto adora Samuele, quindi praticamente gioca solo con Samuele, anche se a distanza, quindi questo è. Detto ciò, volevo fare questa ricettina da portare per l'appunto a già pranzo da mia mamma. Allora, ci serviranno dei stampini pan di zenzero. Pensavo di fare, ora vediamo, magari per i più grandi questo qua, medio, perché questo qui è troppo grande, se no me ne vengono pochi. E magari per i più piccolini, perché c'è anche un bambino che ha 2 anni e Samuele ha detto no mamma, lo devi fare anche al fratellino, anche se non lo mangia. A momenti si metteva a piangere perché ho detto amore, non so quanti pan di zenzerini mi usciranno con la pasta sfoglia, in caso a Leo non lo facciamo. Un pianto disperato, ho detto no mamma, al fratellino bisogna farlo, giustamente nessuno deve essere escluso. Quindi penso di utilizzare per l'appunto lo stampino meglio e il piccolino. Eccoci qua. Ora vado a stendere la pasta sfoglia. Io utilizzo questa qui della Coop, che trovo a 60 centesimi. L'unica cosa che ancora, tra virgolette, no, forse è aumentata di 10 centesimi, perché è a 69 centesimi se non sbaglio. Comunque, la vado a stendere, andrò a spalmare la Nutella sopra e poi vado ad applicare un'altra pasta sfoglia sopra. Quindi insomma vi serviranno 2 rotoli di pasta sfoglia. Io l'ho trovata tonda, ma anche quella rettangolare quadrata va più che bene. Ah, in tutto questo Leo è qui con me che mi fa compagnia. Volevo utilizzare le gocce di cioccolato per fare come dire, i bottoncini per i pan di zenzerini, però non ce l'ho. Mi sono ricordata che avevo preso questo al Lidl e penso di pasticciare con questo. Magari fare i bottoncini con uno, magari con le rennine, uno con... Insomma, ora vedo un po' cosa ne esce fuori. Ok, intanto ho steso la pasta sfoglia, ho fatto le formine. Usando quello medio sono riuscita a farne anche 2 piccolini. Ora forse anche uno qui mi ci viene, vediamo. Vediamo. Ma sì, ne viene anche un altro. Eccoci qua. Qui? No, qui non entra. Magari ne faccio uno ancora più piccolino. Vediamo, dovrei avercelo. Ma sì, ce l'ho. E ne faccio anche uno mini. Vediamo, uno qua. Oppla. Ah, ma sì, ma qui ne vengono anche altri. No, qui no, perché sennò vado a... Però qui viene. Oh, magari anche questo. Sì, viene anche questo. Ok. Perfetto, ne sono venuti un sacco. Ora vediamo se riesco a farne altri qui sparsi in questi buchettini. Ora vado a metterci la Nutella. Ok, sono andata a mettere la Nutella su tutti i pan di zenzerini. Ovviamente potete abbondare o io, cioè, non esagero con la Nutella, perché dopo troppo farciti a me disgustano, anche a Samuele, ma anche a tutti i bambini, cioè almeno nella mia famiglia. Però volendo potete anche abbondare molto di più con la Nutella, diciamo lì sporco tra virgolette di Nutella. Qualcuno mi è venuto anche abbondante, tipo questo qua.
O se no, in alternativa ci potete mettere anche la marmellata, perché magari qualche bambino predilige la marmellata. Ora vado a fare la stessa cosa con quest'altro rotolo di pasta sfoglia. Sperando di prendere bene le stesse misure, perché ovviamente devono uscire gli stessi omini di pan di zenzero, perché poi andrò a metterceli sopra. Ora vi faccio vedere, intanto faccio tutti gli stampini. Ok, prendendo bene le misure, mi è venuto un piccolino in più. Cioè, ho fatto un piccolino proprio qui. Ora vado a prendere un omino e vado a posizionarlo sopra. Eccolo qua, chiuso. E sono andata a mettere questi confettini come bottoncini. Questo ho fatto con le renne. Le farò con il fornino, questo qua ad aria. Prima di infornarli vado a mettere un velo di olio di semi su in superficie per farli doratini e poi infine una spolverata anche di zucchero vanigliato. Ora continuo anche con quest'altri, pian mano li faccio qui nel fornino e poi qui si fanno veramente in 5 minuti e poi vi faccio vedere il risultato finale. Bubbolino nel mente si è addormentato. Eccoci qua. Come vedete, qualcuno mi ha strabordato un po' la Nutella, qualcuno non sono perfetti, dai. Amore, no, no. Però sono carucci. Come vedete, con i confettini ho fatto i bottoncini. Ho messo un po' di olio di semi sopra in superficie. Ora in forno per 6 minuti esatti. Andrò a mettere in questo mega piatto di plastica che sono quelli della pizza con questo tovagliolino che ho preso al Tiger di Beppe Natale. Qui sono sformati i primi, si sono un po' ammaccati con la cottura, ma sono carini, oddio, boh, guardate che carini. La ragazza su Instagram aveva messo anche dei fiocchettini, proprio dei nastri, nastro vero intorno al collo. Io però non ce l'ho, se no l'avrei messo anche io. Però lei non aveva fatto i bottoncini. Quindi dai. Ci qua, guardate questo che caruccio. Dai, sono bellini. Questo è un po' bruttarello. Molto bruttarello. Ora vediamo quest'altro come sono venuti. Eccoli qua. Sono un po' bruttarelli, però dai, sono carucci, dai, sono bruttarelli ma carucci. Ora aspetto che si raffreddano un pochettino e poi... Eccoci qua. Pronti? Noi ora ci prepariamo, quindi vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Qui c'è Babolino che è un po' noiosetto.